Let's go baby e benvenuti a un nuovo video di Overwatch. Come potete vedere dalla maglietta, comunque dal gioco, e sto giocando con Reinhardt, a.k.a. mazzolatore pazzo, a.k.a. carpentiere con il martello. Ma in questo caso Lascia, voi direte, perché quale cazzo di motivo hai Lascia? Ora carichiamo ignoranti. Per quale cazzo di motivo hai Lascia? Perché praticamente ho preso una skin bellissima chiamata Blackheart, se non sbaglio. E devo dire che cambia totalmente tutto, sia dai dialoghi, è tipo una sorta di Reinhardt di eroe, in questo caso in versione cattiva più aggressiva, perché Reinhardt all'interno di Overwatch è uno degli eroi, in questo caso più buoni, o quello che corrisponde al cosiddetto paladino della giustizia, classico tedescone che segue le leggi, segue praticamente la sua ispirazione morale, eccetera eccetera. E sono qui per fare, mamma mia, abbiamo già cioccato palesemente, sono qui per fare una sorta di live commentary, mamma mia, mazzate incoming per te. Aiuto, pariamo i colpi da Fara. Allora, praticamente voglio raccontarvi un pochino di novità. Allora, per prima cosa, come sapete, mi sto per trasferire. Ora lunedì ci sarà la partenza e come vedete non riesco a seguire proprio tutto quello che sta accadendo sul canale, i messaggi, eccetera, eccetera. Non è proprio facile, diciamo. Difficile cercare di vincere contro questa squadra. Comunque, abbiamo quasi fatto una team kill qua. Non riesco a seguire attualmente la pagina, Twitter, YouTube e tutto. È molto difficile, specialmente perché ogni giorno sono impegnato per cercare di ultimare i preparativi per la mia trasferta in Francia. Allo stesso modo, comunque, mi sto allenando molto su Overwatch e non so se molti di voi lo sanno, ma il 19 sarò a Bologna per la mia prima LAN, in questo caso di Overwatch. Quindi, porca puttana troia, mazzate incoming, eccola, niente, le cure proprio zero. Sarò a Bologna per la mia prima LAN di Overwatch. In questo caso sto giocando con un gruppo di ragazzi, alcuni giocatori di CSGO, altri che vengono da diversi MOBA, eccetera, eccetera. E mi hanno dato fiducia per giocare in questa squadra. Ovviamente non ricopro attualmente un ruolo super fondamentale, super skillato, eccetera, eccetera, perché come sapete, giocando su PC, io venendo da console, quindi non essendo abituato a questo mondo, comunque ad utilizzare certi come si mira, diciamo, certe cose, diciamo, certe periferiche che sono il mouse e la tastiera, in questo caso sto cercando di skillarmi, soprattutto comunque di utilizzare la mia intelligenza, la mia comunicazione e il mio teamwork con gli altri. Però chissà mai che un giorno ricopro un ruolo che mi piace fare, che amo fare. Infatti ci sono dei personaggi che amo giocare, come vedete quando mi vedete streamare che non sto giocando con la squadra, utilizzo specialmente quelli. Comunque boys, attacchiamo Sika al muro, quindi addio healer, non hanno più l'healer, ottimo. Oh mio Dio, sono feritissimo. Cerchiamo di parare i colpi e di muoverci per cercare di non morire in questo caso. Ci stiamo allenando tantissimo, io sfortunatamente non riesco ad essere molto presente all'interno della squadra, questo perché sono veramente impegnato e poi non voglio tralasciare la mia vita privata con questa patatona che sta seduta qua dietro di me a guardarmi mentre gioco. Comunque, oltre a questo, bisogna dire che alla LAN sono stati invitati solo 4 team, è una LAN molto, molto, per una cerchia ristretta, in questo caso, di giocatori. Ci sarà uno dei team più forti italiani, se non uno dei team più forti europei, sto parlando in questo caso dei Noeven, guidati dal mitico Carnifex, che tutti conoscete e che mi avete sentito decantare in tante streaming o video. Allo stesso modo ci saranno altri team, mi dispiace che non può venire il team di Mid, eccetera, eccetera. Spero ci siano altri team di altri big multigaming, perché Overwatch, ragazzi, sta prendendo tantissimo a livello competitivo. Ho visto un file delle LAN che ci sono quest'anno e dire che superano il 30-40 LAN quest'anno è scandaloso. Comunque la difesa sembra andare abbastanza bene, peccato per questo Reinhardt che mi sta smazzolando la faccia a suon di martellate. Comunque la LAN sarà composta solo di 4 team, è in Vito, è all'interno della sede degli ex aequo, penso anche per festeggiare il fatto dell'entrata di Noeven, eccetera eccetera, e per diciamo promuovere l'esport di Overwatch, un gioco che ragazzi mi sta colpendo e prendendo tantissimo. Comunque ragazzi, lasciate un like se pensate che vincerò questa partita, perché è palese che non la vincerò. Oh mio Dio, via! Ecco, mi ha pinnato al muro e mi ha shottato. La cosa bella del perché mi sto appassionando tantissimo a questo gioco è che si può interpretare
il gameplay, il modo di giocare di squadra in tantissimi modi diversi. Si può basare una squadra sulla skill dei personaggi, sulla skill invece del giocatore con la mira, sulla sua intelligenza o comunque anche sul gioco di squadra. Ogni personaggio ha diverse utilità che possono essere utilizzate in combo assieme, ed è scandalosa questa cosa perché ci sono solo 21 personaggi e pensare che ora ne mettano altri, ne aggiungano altri, fa pensare che questo gioco diventerà di una complicatezza disarmante. Allo stesso modo il gioco è così vario che uno può giocare cercando di mettere in difficoltà l'avversario, quindi cercare di fare i cosiddetti counter pick, o comunque di sorprendere gli avversari in modo da da farli brancolare nel buio e non far capire in che modo si vuole giocare. Le tattiche che si possono attuare in questo gioco sono praticamente infinite. Con l'aumentare degli eroi questa cosa aumenterà solamente. Comunque, oltre a questo bisogna dire che Blizzard sta supportando tantissimo Overwatch a livello competitivo, ci stanno veramente tanti tornei al BlizzCon, se non sbaglio ci sarà una sorta di mondiale. Quindi il mio obiettivo è sicuramente cercare di emergere in questo gioco, in questa nuova tipologia. Non mi sono mai avventurato in giochi su PC e non sapete quanto mi trovo bene qui, la community, le persone che comunque ci sono, che la compongono, il loro modo di lavorare all'interno di un team, cioè come lavorano i team, com'è che migliorano assieme per diciamo crescere, migliorare, cercare di andare a battere tutte quelle persone che hanno più esperienza. L'altra cosa bella di questo gioco è che anche se si viene comunque da giochi che non c'entrano niente con gli FPS o con una tipologia simile al MOBA, si può comunque cercare di portare la propria esperienza o comunque il lavoro di squadra che si ha con le persone con cui si gioca all'interno di questo. Quindi la cosa bella è che comunque non va, diciamo, a mancare diciamo questo aspetto, e non è che va a penalizzare le persone che magari non giocano da mesi. Sì, magari gli altri hanno una marcia in più, conoscono meglio, magari hanno più teamwork e cose del genere, ma non vi preoccupate che in questo gioco c'è sempre tempo per migliorare. L'importante è avere pazienza, cercare di capire mano a mano come sono i vari personaggi, come si possono utilizzare assieme, cercare di concatenare le abilità, specialmente le ultimate, perché ciò che va a cambiare il gioco sono veramente quelle. Alla fine sì, ci possono stare giocate singole che... Oh mio Dio, chi è che ci sta sparando da dietro? Ci possono stare ovviamente giocate singole che salvano la partita, ma ciò che fa veramente vincere qui è l'unione della squadra, quindi l'unione fa la forza, veramente qui si è una sorta di gruppo di moschettieri. Sono veramente contento di questo gioco che ho fatto Blizzard e sorpreso, perché non avevo già, diciamo, delle belle aspettative, ma non me l'aspettavo così, e mi ha sorpreso, e ogni volta che ci gioco voglio sempre giocarci di più, voglio sempre migliorare di più, e non vedo l'ora di mostrare quello che so fare. Magari questa prima LAN che andrò a fare a Bologna non sarà proprio il massimo, non sarà niente di che, questo perché magari non sono ancora così bravo con mouse e tastiera, bisogna ovviamente giocare tantissimo tempo, mesi per migliorare così, quindi sicuramente non sarò a livello magari di un Carnifex, di uno Shago, di un Hawk, di un Hull e così via, ma piano piano ci sto provando e sono sicuro che poco a poco i miglioramenti si stanno vedendo. Chi mi segue in streaming, chi gioca con me, lo ha già notato di questi piccoli miglioramenti, di questi piccoli aggiustamenti che sto facendo. Quindi penso che possa arrivare a un buon livello con di questo passo. Oh mio Dio, no, che sfigo, ho fatto la ultimate e non sono riuscito a fare niente. Vabbè, 38 secondi, dobbiamo resistere. Ora loro sicuramente tenteranno un push con le ultimate che dovremmo difendere. Hook che sta giocando con me, giocatore di CSGO, semiprofessionista, youtuber anche. Bravissimo con Cecchino, ragazzi, i giocatori di CSGO hanno una mira incredibile, ma non vuol dire che loro siano i più forti a questo gioco, perché come vi ho detto l'unione qui fa la forza, quindi se non avete gioco di squadra, se non siete abituati, è praticamente impossibile riuscire a vincere. Dai che l'ammazziamo, ti prego, muori. Ok, ora l'importante è trovare Lilar. Ok, eccolo qui Lilar, ragazzi, dobbiamo focussarlo immediatamente prima che faccia un res di Mastro. È finito. What? E vai, abbiamo vinto, let's go baby. Spero vi sia piaciuto questo live commentary, ho parlato per ben, fatemi vedere, 9 minuti. Io non so come fare a non annoiarvi a sentirmi quando parlo così. Comunque, like per il mazzolatore pazzo di Reinhardt. E De Sica ha preso la play of the game. Ma porca puttana. Comunque, bella baby, spero vi sia piaciuto questo video, spero vi sia piaciuto il commentary e spero che verrete a vedere la LAN a Bologna. Se siete di Bologna magari fate un salto, vi darò l'indirizzo. E un saluto da me e da Braga che è lì sul lettone. Bella boys.